quindi vogliamo fare delle cose molto belle. E quindi sicuramente stiamo pensando di individuare un'area per creare un impianto di più impianti di servizio solo della prima squadra, anche dei giovani e di tutte le tutti i portatori di interesse che sono stati anche gli altri scuole calcio e le scuole in generale, per poter così creare un collegamento diretto con la prima squadra. Sul Volpe purtroppo per una questione di spazi, per una questione di logistica, non rientra nella nostra di visita. Quella sarebbe la zona ideale, perfetta e strumentale all'idea di un progetto intorno allo stadio. Magari vediamo se è compatibile con le destinazioni del mondo, con la metratura necessaria per poter fare tutto. Magari stanno tecnici lavorando proprio nostri, sto parlando proprio di umani, proprio per valutare anche la necessità degli spazi lui, necessari. Guarda, riguardo allo stadio, mi hanno fatto una domanda, io la sento, devo dire appena che siamo incontrati, non necessariamente noi dobbiamo fare delle cose pensando agli investimenti che sono stati fatti a loro a Parigi. A volte servono anche piccoli punti di accoglienza, dei chioschi, delle cose che rappresentano anche l'identità locale per creare una modalità di stare insieme, di stare allo stadio, di vivere lo spettacolo in maniera differente. E quindi ci siamo ripromessi da qui a breve tempo, quindi senza fare grandi infrastrutture, cose invasive o progetti da qui a 10 anni. Io penso che dovremmo dividere anche ciò che vogliamo fare in varie stadi, in vari step. Ciò che vogliamo fare da qui a 6 mesi, a 18 mesi e poi in medio periodo. Comunque lo stadio, chioso, che è l'epilogo di quello che ciò che ci siamo detti, lo stadio deve sempre più rappresentare l'anima della Salernitana e l'anima del rapporto che la Salernitana deve avere con la città. Sicuramente un incontro in cui abbiamo parlato di politiche, di strategie e di visioni, però poi all'atto pratico se pensiamo sicuramente che ciò dovrebbe pensare a una condizione di secondo periodo, pensare a delle forme anche libere, innovative, per poter intervenire con degli investimenti, certo. Perché la squadra, come ho già detto in una maniera limpida il sindaco, è osmotica, è simbiotica con la città e lo stadio deve essere l'elemento portante. Questa è una città straordinaria, io sono innamorato sentitamente, genuinamente dico sono innamorato di questa città, che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione, ha cambiato pelle, è diventata bella, ci sono delle cose e gli arredi urbani incredibili, una città sicura, e lo dico non è uno slogan politico, non faccio politica, mi conosce sa, ma veramente la reputo una delle città più belle e vivibili d'Italia. E qui si innesta una squadra di calcio che deve essere una squadra di calcio innanzitutto rispettata, una città di calcio che deve essere orgogliosa come lo sono i propri tifosi. Abbiamo parlato logicamente di uno stadio, è stato bello, uno stadio che va modernato, uno stadio in cui dobbiamo sempre più portare le famiglie, avvicinare i giovani che invece stanno avendo uno scollamento rispetto al tipo calcistico, portarli in totale sicurezza, cercare un'ospitalità che sia all'avanguardia, che abbia anche dei brand e una cultura dell'ospitalità a tutto tondo, cioè vogliamo non solo durante le domeniche, ma anche aperte durante tutto l'anno. Della città e dei tifosi, però ci sono anche degli investimenti che poi